Vediamo allora sta benedetta legge del decadimento, cioè come matematicamente si può studiare questa faccenda che in un'incertezza probabilistica a un certo punto qualche cosa decade in qualcos'altro, si trasforma in qualcos'altro. Esempio tipico, abbiamo visto quello del neutrone lasciato da solo, che in 10-15 minuti diventa qualcos'altro, diventa un protone più elettrone più antineutrino, ma lo stesso succede ai vari nuclei instabili dell'atomo, come abbiamo visto prima nelle catene di decadimento. Ecco, la legge del decadimento parte da un concetto fondamentale, una probabilità di decadere, probabilità di decadimento. E questa viene per tradizione chiamata lambda, che non so cosa c'entri la L, il suono L con probabilità. Potevano prendere un pi greco, ma pi greco vuol già dire troppe cose, quindi non era il caso. La pi minuscola è già la pressione, è già la quantità di moto, le mie cose. Hanno scelto su lambda, va benissimo. Lambda è la probabilità di decadimento. Per cui, diciamo, in una equazione semplicissima, banalissima, che cosa si può dire? Si può dire che la variazione di oggetti, tu hai un certo numero n di oggetti, tu hai n oggetti, che siano neutroni da soli, che siano nuclei instabili, hai n oggetti tutti uguali che hanno una certa probabilità di decadere. La variazione delta n di oggetti, che è una variazione in diminuzione, perché c'è un bel meno davanti, perché se questi oggetti hanno una probabilità di decadere, qualcuno a un certo punto decade, diventa qualcos'altro, il numero di oggetti diminuisce, no? La variazione è proporzionale, prima cosa, alla probabilità lambda di decadimento, no? Abbiamo detto che è stabilita. Poi è proporzionale a quanti sono questi oggetti, quindi bisogna moltiplicare per n. Chiaro che se io ho 1.000 oggetti con una probabilità su 1.000 che in un minuto decadono, passo un minuto, ce ne salta uno. Se io ne ho 1.000.000 di oggetti, ne salteranno 1.000 volte di più, no? Quindi ovviamente ci vuole n. Poi la terza ed ultima cosa è il delta di tempo trascorso. Se sto lì a vedere un minuto, cotto, sto a guardare 10 minuti, ci saranno 10 volte tanto di decadimenti. Quindi questa semplicissima equazione, portando il delta t dall'altra parte, diventa delta n fratto delta t uguale meno lambda n, e poi passaggio al limite dai delta, che sono grandezze incrementi finiti, passiamo agli infinitesimi e quindi passiamo all'equazione differenziale dn su dt uguale meno lambda n. Qui chi non ha fatto l'equazione differenziale abbia pazienza, può passare alla videozione successiva. Chi invece le ha già viste o ha visto qualcosa del calcolo integrale è in grado di seguire, perché questa è una semplicissima equazione di quelle a variabili separabili, nel senso che io le variabili qui in gioco sono il tempo e il numero n di oggetti. Lambda è una costante, una probabilità, e quindi siamo in questi termini. Come si risolve un'equazione del genere? Si separano le variabili, appunto si porta, qui c'è un dn e un n, si porta l'n dal denominatore dall'altra parte e il dt dall'altra, meno lambda dt, e poi si integra. Quindi si passa all'integrale dn su n, a cui aggiungo la costante arbitraria che ci deve essere, o un primo o secondo membro devo aggiungere una costante da poi tarare sulle condizioni a contorno. Di là il dt si integra in una variabile t. La derivata di t fa 1, quindi ci rimane solo il meno lambda. La derivata
qui non ho ancora fatto l'integrale. L'integrale di questo è il logaritmo naturale, ln di n grande più costante uguale meno lambda t. Piccolo parentesi per provarci quanto deve valere sta benedetta costante. Le condizioni del contorno sono che, intanto facciamo così, se portiamo questo di là fa meno ln, logaritmo naturale di n grande, e poi c'è il meno l lambda t, però non lo scrivo neanche perché io voglio fare che cosa? Prendiamo le condizioni iniziali, sono che quando t è uguale a 0, tempo 0, quindi questo non ci sarà, il numero n grande sarà n con 0, quindi chiamo n con 0 il numero iniziale degli oggetti che stanno decadendo. Quindi la costante deve valere sta cosa, allora sostituiamo, abbiamo ln di n meno ln di n0 che sarebbe uguale a meno lambda t. Qui una differenza di logaritmi è chiaramente uguale al logaritmo del rapporto, quindi n maiuscolo meno n con 0. Questo è meno lambda t. Ultimo sforzo, cerchiamo di toglierci questa funzione logaritmica che è complicata e facciamo l'inverso. L'inverso funzione logaritmica è un esponenziale. Allora, che questo meno lambda t sia uguale al logaritmo di questo, che cos'è? Il logaritmo per definizione è l'esponente a cui devo levare una certa base, in questo caso la base e, per ottenere un numero. Allora io come logaritmo ho questa roba qua, questo è l'esponente a cui devo elevare la e, base dei logaritmi naturale, per ottenere che cosa? Per ottenere questo, n su n con 0. Ultimo sforzo, porto l'n con 0 di là e mi viene che cosa? Da qui torniamo qua e mettiamo il risultato finale con il formulone n, numero degli oggetti, se porto di là l'n con 0 va al numeratore, n con 0 per e elevato a meno lambda t. E questa chiaramente è una funzione esponenziale decrescente, perché c'è quel meno lambda, giusto? C'è quel meno lambda e quindi siamo a posto. Abbiamo una funzione di cui riusciamo anche a intuire facilmente il grafico, perché esponenziali e decrescenti dovremmo conoscere, non sono difficili. Quanto c'è spazio ancora qua sui quattro minuti, quindi per adesso mettiamoci qua. Allora, il grafico del numero di oggetti a partire da un n con 0 iniziale nel tempo è un grafico che è l'esponenziale decrescente. Ok? Qui potrebbe continuare così, ma non ci interessa cos'era il nostro insieme di oggetti prima di n con 0. Comunque la curva è questa. C'è per esempio, può essere interessante da calcolare, un tempo di dimezzamento, un t mezzi, cioè quando sono qua, io vedete, dal grafico si vede, ho dimezzato i miei oggetti a forza di decadere. Come si calcola il tempo di dimezzamento? Beh, basta prendere l'equazione e mettere al posto di n, mettiamo n con 0 mezzi, ok? Diviso 2. Al posto di t mettiamo sto benedetto tempo di dimezzamento, ok? Prima cosa, vanno via gli n con 0, quindi questo va via, questo va via. Poi abbiamo un mezzo da una parte e elevato a meno, cosa vuol dire esponente negativo? Vuol dire reciproco. Allora, qui c'è il reciproco di 2, qua c'è il reciproco di e elevato, allora scriviamo il contrario, quindi invece di un mezzo scriviamo 2.
invece di e elevato a meno scriviamo e elevato a più, senza stare a scrivere il più. Piccolo passaggio, no? Ulteriore cosa, io voglio il tempo di dimezzamento, quindi qui devo girare l'equazione, faccio dire il passo al contrario rispetto a da dove sono venuto. Ero venuto dai logaritmi, sono partito dall'esponenziale per avere questa equazione, facciamo il contrario. Allora, se è elevato a questa roba qua da 2, allora vuol dire che questa roba qua, lambda t mezzi, ok? Questo lambda t mezzi è l'esponente a cui deve elevare e per ottenere 2, quindi è logaritmo naturale di 2, per definizione di logaritmo. Ultimo passaggio, lasciamo, isoliamo il t mezzi e portiamo lambda sotto, che significa mettere, che ne so, 1 su lambda davanti a ln2, 1 su lambda davanti a ln2. A questo punto, ultima cosetta, chiamiamo l'1 su lambda, cioè il reciproco della probabilità, l'inverso della probabilità di decadimento, chiamiamola tau, lettera minuscola greca che somiglia molto alla T nostra, ma non è la T, quindi non è il tempo, non è altre cose. La tau, invece che probabilità, la chiamiamo costante di tempo. Questa è la costante di tempo. Per cui, per esempio, la nostra equazione può essere anche scritta così, che n è uguale a n con 0 e elevato a meno t fratto la costante di tempo tau. E qui si vede che tempo fratto una costante di tempo, l'unità di misura di questo esponente non c'è, è un numero puro. Qui non era così chiaro, anche se una probabilità è un inverso del tempo, e quante volte ogni minuto succede, no? Quindi quante volte è un numero puro, ogni minuto è un fratto secondo, allora era giusto che un fratto secondo per secondo, adesso, qui però è più evidente, ci sono due cose, diciamo, che sono più imparentate, si vede meglio la cosa. Ma alla fine quello che ci interessa come possibilità poi di calcoli, e vedremo, ne faremo qualcuno, il tempo di dimezzamento, che sarebbe il tau moltiplicato logaritmo naturale di 2. Ok? Fatto questo, prima di andare a vedere, lo facciamo nell'ultima video lezione, un calcoletto sull'attività, vi consiglio una video lezione, se non l'avete già vista, della serie dell'universo, che ha sigla uni e 4. Questa parla in maniera abbastanza dettagliata, con dei calcoli interessanti, parla del carbonio 14, riflettendo su quella faccenda che ho già ridetto in una di queste video lezioni, che sembra impossibile, ma noi abbiamo dentro il nostro corpo 1500 decadimenti di C14 al secondo, praticamente siamo un fornello di radiazione che frigge, senza contare il potassio, che è ancora di più, che sono 4-5.000 al secondo. Passiamo all'ultima fatica su questi decadimenti.